Senatrici, senatori, noi vi diamo una notizia. Tra poche settimane sarà un anno, che questa guerra scellerata, voluta da Putin, insanguina le porte dell'Europa. E fin dal primo momento ci siamo schierati tutti, ma proprio tutti, a favore del popolo ucraino. Ma questo dibattito sembra quasi che stiamo discutendo di questa guerra perché è scoppiata da pochi minuti. No, ci abbiamo un anno di bilancio, di valutazioni, di riflessioni. Abbiamo migliaia di morti, abbiamo una nazione che è distrutta. E allora chiariamolo da subito, prima di entrare nell'analisi. Il Movimento 5 Stelle è a fianco al popolo ucraino, paese brutalmente violentato dalla Russia. Ma proprio perché abbiamo a cuore la sorte, la vita dei bambini, delle donne, degli uomini, degli anziani cittadini dell'Ucraina, proprio perché dopo un anno non vogliamo più vedere quelle atroci immagini di morte e di devastazione che i telegiornali quotidianamente trasmettono. È lecito domandarsi se la pace, dopo a un anno di distanza, la stiamo davvero costruendo mandando armi nei campi di battaglia? È lecito farsi questa domanda, sì o no? Qui il punto non è se vogliamo fermare Putin o dargli la vinta. Qui il problema è come farlo, cercare di capire quale sia la strategia che in questo momento dobbiamo mettere in campo, considerato che l'escalation militare alla quale abbiamo partecipato attivamente in questi 10 mesi ci ha portato in un binario morto. È un binario che ci porta alla catastrofe, signori, o nella migliore delle ipotesi ad alimentare una sanguinosa guerra di opposizione, di attrito, di consolidamento, che aggiungerà orrore all'orrore, morte alla morte, devastazione alle devastazioni. È legittimo chiedersi quale sia la strategia oggi, considerato il fallimento di questi primi 10 mesi. Dovremmo parlarci con franchezza. Forse non è proprio vero che qui siamo tutti a favore della pace. Chi è a favore dell'escalation militare non può dire che vuole la pace, perché è contraddizione, perché è antinomia. E allora, se vogliamo usare la logica, dobbiamo gettare la maschera di ipocrisia che abbiamo sentito in quest'aula. Perché delle due l'una: o tu costruisci e persegui un percorso di pace che è fatto di politica e diplomazia, oppure mandi armi, ancora armi e ancora armi. Non ci sono vie di mezzo, cari colleghi, care colleghe. Senatore Calenda, voi pensate davvero che mandando più missili, più carri armati, più artiglieria, riuscite a mettere all'angolo una potenza nucleare governata in questo momento da un uomo disposto a tutti? Voi pensate davvero di sconfiggere militarmente la Russia? Lo pensate davvero? Allora ditelo agli italiani. Allora ditelo agli italiani. Vogliamo sconfiggere la Russia. Perché gli italiani hanno diritto di sapere quale strategia avete in mente. Perché sono i nostri cittadini che in questo momento stanno pagando il prezzo, il costo sulla loro pelle economico di questo conflitto bellico. Ditelo agli italiani. Visto che ci siete, ditelo pure quale armi l'Italia sta spedendo nei campi di battaglia, senatore Gasparri. Visto che ogni tanto parliamo di trasparenza, parlate di trasparenza, proviamo a dirlo anche agli italiani, che forse hanno il diritto di sapere quali armi stiamo mandando nei campi di battaglia. Perché qui, centrodestra o centrosinistra, qui gli italiani stanno sentendo recitare da mesi lo stesso copione, uguale da una parte e dall'altra. E non è un copione che avete scritto voi, perché è un copione che vi è stato dettato da Washington, ed è questa la triste realtà, è questa la triste realtà.
E questo i cittadini l'hanno capito, perché il 5 novembre scorso sono scesi in piazza a migliaia e migliaia sotto l'egida di Europe for Peace e chiedevano che la politica, che le istituzioni italiane, che le istituzioni europee lavorassero per un immediato cessate il fuoco e per una conferenza internazionale di pace per l'Ucraina. Ci avete fatto una domanda: ma voi come convincereste quel macellaio di Putin a trattare senza una crescente pressione militare? La domanda è legittima, ma la risposta è facile. Come sempre è accaduto nella storia, attraverso un duro lavoro, faticoso, quotidiano, incessante, convinto, convincente, lavoro di diplomazia. Tutte le guerre si sono risolte con il lavoro di diplomazia, che in questo momento manca completamente. E fin quando parleranno più forte le armi, non ci sarà mai la voce della diplomazia. Quello è quello che manca. E allora lavoriamo, partiamo da quei principi di diritto internazionale che Putin ha violato, partiamo proprio da quegli stessi principi che sono la base dell'ordinamento internazionale, una conferenza internazionale di pace che chiami i players internazionali, tra cui l'India, tra cui la Cina. Lo dobbiamo fare in questo momento. All'Ucraina non mancano le armi, lo vogliamo dire, non mancano le armi. Solo 3 giorni fa la Casa Bianca ha deliberato 3 miliardi. Da questo punto di vista mancano gli inviati di pace, mancano gli aiuti umanitari, gli aiuti sanitari, mancano i mediatori, mancano i negoziatori, manca chi parla per loro conto, parlando di sovranità e parlando di diritto internazionale. Queste sono le cose che mancano. E allora fermatevi finché siete in tempo. Perché gli imperi, non l'impero, gli imperi, quando si indeboliscono, puntano a realizzare una guerra. Perché così si fortificano, diventano più forti e vendono più armi. Queste parole non sono state pronunciate dal Movimento 5 Stelle, sono state pronunciate dal Santo Padre Francesco. Ed è per questa ragione che il gruppo Senato del Movimento 5 Stelle non voterà più l'invio di armi nei campi di battaglia e a testa alta griderà viva la pace, viva l'Ucraina. Grazie. Questo è ciò in cui crediamo. Questo è ciò che siamo.